Ciao a tutti, sono Valentina Vandilli, LinkedIn Expert, e oggi abbiamo un ospite che ho conosciuto a un evento molto interessante di Valerio Fioretti, Claudio Delaini. Ciao Claudio, come va? Tutto Ciao Valentina, qui tutto bene? bene? Noi ci Sì, siamo tutto bene. incontrati appunto all'evento Autorevolezza, è stato molto, molto interessante. Da quel momento in poi, com'è andata? Raccontaci un po' la tua professione e anche un po' il rapporto con LinkedIn. Allora, io mi occupo di sicurezza di macchinari, sono un burocrate che guarda le leggi che vengono applicate sulle macchine industriali. Quindi tendenzialmente il mio lavoro è molto noioso, tendenzialmente il mio lavoro è poco interessante, il mio lavoro viene preso in considerazione quando qualcosa non va, perché se no uno lavora e basta, non si mette a guardare tutta la carta. LinkedIn mi serve per interagire con i miei clienti, perché è un social network professionale e lì ci sono le persone che sono interessate e cercano quello di cui io parlo. Quindi lo uso più o meno tutti i giorni. Lo uso per creare relazioni personali con persone che ancora non conosco e coltivare quelle che conosco. Bene, e fino adesso che tipo di attività stai facendo su questo canale? Ma posto video, escono fuori dei video dove parliamo di esperienze che ci sono capitate con i nostri clienti, postiamo link al nostro blog dove ci sono domande e risposte che ci sono arrivate. Postiamo foto di quello che stiamo facendo, riceviamo domande su LinkedIn. È un'interazione tra noi e chi ci segue. Cioè non è un'attività unica, è un mosaico di attività. Però c'è una presenza costante, cioè tutti i giorni esce qualcosa. Quindi abbiamo una persona che ci aiuta, che tutti i giorni posta qualcosa, perché farlo da soli è un incubo. Se no uno non riesce a lavorare. O stai sui social o lavori, quindi bisogna essere. Bisogna. Su questo ti potrei dire qualcosa. No, noi No, dobbiamo beh. avere una persona che ci aiuta e pubblica i video, pubblica le cose già decise, fa un piano editoriale, ci pubblica queste cose in questi giorni e lui fa, no? Se Certo. no, speriamo. E in questo tempo in cui hai cominciato ad utilizzare LinkedIn, qual è Sì. il beneficio maggiore della tua professione? Sai che non ti so rispondere, è un insieme di tanti benefici perché noi non usiamo ovviamente solo LinkedIn, quindi non so ricostruire se è solo LinkedIn, però i clienti scelgono noi, non altri, perché già ci conoscono, sanno già come la pensiamo, sanno già come operiamo. Quindi evitiamo tutti quei clienti che non, a noi non andrebbero a genio e noi non andremo a genio a loro. È come se si polarizzasse chi compra noi vuole noi e non capita più il cliente che ci compra per sbaglio, no? Perché noi non vogliamo andare bene a tutti, noi vogliamo essere perfetti per quelli che ci comprano. Interessante. Quindi diciamo che LinkedIn in questo caso fa una scrematura dei Sì, clienti naturale. esattamente. Perché chi guarda i nostri video, guarda i nostri contenuti, sa come noi pensiamo, sa come noi operiamo. Se cerca noi, vuole solo noi. Se cerca persone che ragionano in modo diverso, non ci compra. E questa cosa qua a noi ci ha migliorato la vita. Da quanto tempo è che comunque stai notando dei miglioramenti utilizzando LinkedIn o in generale utilizzando i social media? Sarà 2 anni, 1 anno e mezzo, 2. Pian pianino, è come se fosse una palla che si ingrossa piano 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 piano. E le persone si aggiungono naturalmente su LinkedIn. Cioè, adesso il mio profilo è sempre piccolino, ma è molto verticale su quello che facciamo noi. Il fatto che Perché si quando? aggiungono. No, Dimmi. dimmi, dimmi. Il fatto che si continuano ad aggiungere persone interessate al mio mondo, che io non saprei neanche che esistono, per me è pubblicità gratis, è interagire con. È fare persona a persona, non azienda a azienda. Ci si Ecco, hai detto la parola magica. e quindi la persona sceglie me come consulente perché io do consigli. E si deve fidare di uno come me. E vedere solo il logo dell'azienda, noi una volta avevamo la farfalla, non è uguale come scegliere me e papà come azienda familiare. Per ricevere i giusti consigli, loro comprano esperienza quando comprano una consulenza, non comprano solo il conoscere la regolina. Comprano il visto quella regolina applicata in questo modo. Certe volte ha funzionato, certe volte no.
più volte l'hai fatto, più esperienza hai. Questo è quello che comprano da noi. E LinkedIn gli permette di dire quelli ne sanno abbastanza su la mia macchina X e la mia macchina Y. La cosa che ci agevola. La cosa negativa è che ci arrivano una valanga di messaggi pubblicitari, quello sì, di gente che si vuole presentare, ci vuole taggare, però quello è inevitabile. Penso capite anche a te, no? Allora, guarda, alcuni diciamo punti che vorrei specificare magari. Su LinkedIn le problematiche che stai descrivendo si hanno quando sicuramente abbiamo dei contatti. Allora, se sei una grandissima azienda molto visibile è normale, ma se sei una PMI, diciamo, avviene quando magari non hai i contatti giusti nella rete, perché per mandarti il messaggio devono o ti mandano un'email, quindi a pagamento, ma sono di meno, e di solito sono contatti che tu hai, no? Che ti mandano delle richieste. Esatto. Allora lì c'è il problema di aver aggiunto persone che non vanno bene. Cioè, nel senso, sono possibili clienti che però cercano di farsi pubblicità o dicono potresti vendere questo prodotto a quell'altro. Fai la filiera, no? Sì, la filiera, però sai, nella ricerca del cliente ideale spesso ci manca, cioè identifichiamo magari che io vendo ad architetti e quello è il cliente ideale. In realtà non è così il cliente ideale. Il cliente ideale è molto più profondo e si comprende attraverso uno studio anche del comportamento della persona e quindi si va a cercare una persona attraverso un motore di ricerca che possa in qualche modo non essere, come dire, quella persona un po' aggressiva, no? Che fa subito l'offerta e magari ci si parla prima, perché quando tu aggiungi una persona, almeno due parole, di solito, ecco, un consiglio che ti do sicuramente è di scambiare qualche parolina con chi aggiungi, perché ti dà la possibilità anche di scremare subito se è quel tipo di Cioè, persona. intanto mi aggiungono loro tendenzialmente, non è che li aggiungo, mi arriva la richiestina, sono una Puoi decina mandargli un messaggio al giorno. anche senza accettarli. Devo mandargli un messaggio. Puoi mandargli un messaggio anche senza accettarli, prima Cosa accettare dici? la... Sì, e quindi puoi fare una scrematura all'inizio. Poi sul Ok. fattore della gestione, diciamo, legata, che ci vuole una persona dedicata, dipende Ma non è ovviamente facile questo tutto il giorno, però una parte del tempo, perché su LinkedIn non si può programmare, Si può quindi programmare con un programma esterno? Sì, si può. sì, non lo so, però se tipo caricano i video nativi, quelle cose lì, una No, persona, no. Sì, i video purtroppo vanno caricati a mano. e quindi una parte del suo tempo di questa persona, ma stiamo parlando di poco tempo, tutti i giorni lui si mette lì e fa quello che deve fare, no? Ma è solo una questione di gestione del tempo, non di Sì, è gestione sempre del tempo. esatto, una questione di gestione del tempo che tu hai risolto ovviamente avendo appunto una persona che può farlo. Sicuramente si può fare anche da sole, perché per i liberi professionisti non c'è nessun problema. Come dici te, evidentemente bisogna essere bravi nella gestione del tempo per poter lavorare e farsi pubblicità, perché una volta era solamente lavoro, i clienti vengono da me, adesso non è più possibile, Eh come no, tu eh dimostri. no. Cioè bisogna unire le due cose, se no c'è il tempo in cui sei più sovraccarico, poi il tempo in cui sei scarico di lavoro. Certo. Senti, negli ultimi minuti che abbiamo, 2 minuti, Sì. mi puoi raccontare il tuo progetto, i tuoi libri? Allora, io ho scritto il primo libro, che è questo qua, si chiama Non desiderare la colpa ad altri, che più o meno racconta come. Quali sono tutte le cose storte che abbiamo visto lavorando sui macchinari industriali in fabbrica? Racconta come si fa la valutazione a rischio di un macchinario e l'errore che c'è tipico è che ci si prende la responsabilità di un altro perché si compra male. Cioè, uno non controlla quello che sta facendo e si prende la colpa di qualcun altro. Motivo per cui l'abbiamo chiamato Non desiderare la colpa ad altri. Questo libro qua è stato il più venduto su Amazon per tipo 40 settimane nel 2017, che è una cosa incredibile. Non ne abbiamo venduti migliaia, però per la nostra categoria è stata una specie di rivoluzione copernicana. Poi Certo. abbiamo scritto quest'altro libro qua sulla PED, perché mancava tutti i recipienti a pressione, come si fanno le verifiche, quello che ci è capitato. Perché abbiamo iniziato a scrivere libri? Perché ci arrivano troppe domande uguali ed è più semplice rispondere con un libro. Così quando ci arriva una domanda semplice, noi diciamo compra il libro, hai la risposta e puoi andare avanti da solo. È Ottimo, un modo per condividere le informazioni. mi sembra un ottimo modo per concludere questa diretta.
E ovviamente, Claudio, tu sei su LinkedIn, vuoi dare dei riferimenti in particolare dove trovarti, dove farti domande? Sui miei profili social oppure andate sul blog certificazionecie.it. Perfetto, ok. Claudio, okay. Io ti ringrazio e spero di vederti ancora, mi ha fatto molto piacere. E saluto tutti quelli che ci stanno vedendo, se avete domande potete scrivere qui sotto e poi Claudio ovviamente vi risponderà. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao Claudio, grazie.